Eccola! Eccola! Vieni! Allora, portatemi... Romolo, mi porta uno sgabello per Drusilla, per cortesia? Ah, signor, però io faccio il camera. Cioè, una volta, piacere, ma... Una volta butta fuori, poi mi fa portare sgabelli, ma sì, io non ho capito sgabello, quanti lavori c'è? Devo fare qua. No, vabbè, uno sgabello, uno sgabello. Ciao, bella, oh. Che ciao, bella? Ma no, mo che te guardo bene, sai che Drusilla a te sta proprio bene come, come nome, proprio a pennello. Ma che caro. Così bella bionda, grazie, brillante, giovane, eh? Ma giovane. Drusilla è perfetta. Vada per a lei lo sgabello, se ne vada, guarda. Signor, se poi niente, oh. Mi piacere, sta cosa del giovane. Facciamo bene, baby, si fa così. Uno, due, tre. Okay. Eccoci. Ciao! Eccoci qua, finalmente. Finalmente, ci siamo conosciute... qua, a chi capiterà di voi di trovarsi davanti a due Drusille? No, impossibile. Impossibile, impossibile, ragazzi, impossibile. Allora, Drusilla è una donna, una ragazza molto intelligente, brillante, molto simpatica. E vieni dal mondo della moda, ma tu non hai fatto moda, la tua famiglia tende a farla. Esatto, la mia famiglia, io invece ho tutti altri interessi che sono più verso la letteratura, il mondo delle piante. Ecco, perché te sei laureata in letteratura straniera. Esatto. E anche un master in garden design, cioè... Che non c'entra niente. Niente! Senti, che tipi di giardini ti piacciono? Quelli con le rose? Mi piacciono molto quegli inglesi, un po' cottage style, un po' selvaggio. Il giardino all'italiano è un po' troppo... Troppo calcolato. Severo. Ecco. Sì. Allora, senti, poi ti hai partecipato a un noto reality nel quale hai confessato il tuo amore per il gotico, inteso un po' come stile, come... così, come... come Sì, a me piacciono tutte le cose strane. Devo dire che vado sempre tendenzialmente a cercare il diverso e quindi... Sì. Per esempio, fammi un esempio. Vuoi sapere della mia collezione? Sì. Ebbene sì, ho una collezione alquanto particolare. Cioè? Teschi. Infatti, vedi, messo... Amore, cara, ma dei teschi proprio sul tavolino, così? Sul tavolino, sì, in libreria, sul comodino davanti al letto. Ma lei è stupenda, lei. Ci siamo confessate che abbiamo una passione per i cimiteri, ambedue. Assolutamente. Assolutamente sì, perché si va a vedere le facce, i luoghi, si immagina. È bellissimo. È poetico. Ecco, io avrei un paio di teschi da volerti donare. Magari, volentieri. Sì, sì, appena trovo il modo di staccargli la testa lo faccio. Ecco, insomma, poi hai scritto anche... sta per uscire il secondo libro. Il primo romanzo si intitola Lilith e Abram, le origini. È forse una storia d'amore profumata di dolcezza e di petale di rosa rosa? No. No, no. Allora sarà una specie di sogno sentimentale colmo di cuoricini rosa? Eh no, di nuovo. No, dai, raccontaci. Sarà una roba... È una roba, anche quella, un po' gotica, un po' horror, un po' surreale. C'è una storia d'amore, però ovviamente è malata e tossica. Certo. Certo. Ovvio. Ci mancherebbe altro. Perché ne esistono di altri tipi? Esattamente, tra l'altro, no, tra anche quello è valido. Allora, adesso sta per uscire il sequel del tuo libro. Eccoli. Uno e due, io adoro, c'ho due. Adoro, adoro. Anch'io amo il noir, vampiri, tutte queste... E si basa sul folklore rumeno, quindi... Rumeno, Romania, grande tradizione, scornatrice di figure mitologiche, oltre ai vampiri ce ne sono tante altre, ho preso spunto appunto da questo background culturale. Bella, bella, una roba un po'... Pesa, no? Che noia tutti sti libri. No, è veramente disturbante. Se vi piace, volete essere disturbati, leggetelo. Disturbatevi! Leggetevelo comunque! Disturbatevi, che il disturbo è una cosa ganza e vitale. Esatto. Il disturbo ci piace. Allora, tanti complimenti. Spero di... che ci incontriamo a Firenze. Assolutamente. E ci beviamo un bel cocktail. Assolutamente. Anche due. Un Bloody Mary. Forse tre, un Bloody Mary. Esatto. Yes. Un applauso a Domenico Ducci.